Buonasera a tutti. In questo video volevo chiarire quello che ho detto, non c'è altro Dio che Allah e Gesù il suo profeta. Ovvero, quando si sente parlare di jihad, di battaglia finale o di jihad, si pensa all'ISIS, si pensa ad Al-Qaeda. In realtà l'ultima jihad, ovvero la vera battaglia finale, sarà condotta da Gesù il Messia, perché sarà Gesù a chiamarvi nell'ultimo giorno per combattere contro il falso profeta, quello che già ora sta corrompendo i cuori degli uomini, e contro le forze di questo mondo, le forze malvagie che dominano il mondo, perché in questo momento la maggior parte dei governi nazionali e delle dottrine politiche è dominato dal falso profeta. L'Apocalisse lo chiama la bestia che sale dalla terra, Apocalisse 13, versetto 5. Anche il Corano lo chiama così, Corano, Sura 27, Naml, versetto 82, la bestia che sale dalla terra, e sarà uno dei segni manifesti degli ultimi tempi. Quindi, in questo momento, stiamo vivendo in quello che è l'inizio dei giorni del Dajjal. Quindi, chi non cederà alle pressioni di questo falso profeta e quindi si terrà lontano dal mondo e dalle false dottrine che egli propagherà, sarà perseguitato. Ma coloro che saranno perseguitati saranno quelli che alla fine erediteranno il regno. Quando verrà il Messia, Gesù Cristo, e ucciderà il Dajjal, il falso profeta, perché nel Corano è scritto egli è un annuncio dell'ora, a quel punto coloro che sono stati perseguitati e che hanno subito la morte per mano del falso profeta o dei suoi seguaci, costoro saranno resuscitati e saranno con il Messia per 1000 anni. Questo è scritto. Quindi aspettate il Messia, perché questo è solo l'inizio dei giorni del Dajjal, l'inizio della grande tribolazione. Ma abbiate fede, perché il Messia ritornerà. Con questo è tutto, vi saluto.